Camille, una prova importante, quella del Benevento, un punto prezioso in un campo ostico contro una squadra candidata alla promozione diretta, e questa difesa a tre che sicuramente vi ha dato una maggiore mano, no, per contrastare gli attacchi dei Liguri. Sì, diciamo che sicuramente abbiamo passato, diciamo, magari una settimana non così come volevamo che ci fosse stata, perché dopo una sconfitta, soprattutto in una partita dove speravamo tutti di fare qualche punto in più. Ecco, non era facile, però penso che oggi comunque la squadra c'è stata. Questo io spero che sarà una nostra base, che l'impegno sicuramente non ci è mancato oggi, quindi questo sono, penso, segnali già importanti. Quando il dente fa male va tolto, togliamocelo subito questo dente. L'abbraccio finale, vi siete stretti tutti attorno a Fabio Caserta? Ma no, ci siamo, sì, sicuramente mister è il nostro mister fino ad oggi, poi ovviamente c'è il capo che può decidere tutto quello che vuole. Noi soprattutto giochiamo per noi, per le nostre famiglie, per noi stessi, perché sappiamo che ci aspetta un anno importante con le squadre che sono salite in Serie B o che sono retrocesse da là, quindi non ci saranno partite scontate, quindi noi, al di là di tutte le voci che girano, stiamo facendo un bel gruppo è stato e resta sempre unito, quindi questo volevamo dimostrare anche in campo. Grazie Sonia. Allora Camille, innanzitutto ti faccio complimenti perché ti ho ritrovato davvero in una splendida forma. Ai tempi del Toro giocavi con il tuo maestro Giampiero Ventura in una difesa a tre e lo hai fatto sempre in maniera esemplare. A te vorrei chiederti, a un giocatore di esperienza come te, devo fare i complimenti perché nonostante tu sappia che debba andare a giocare i mondiali in Qatar con la tua Polonia, non tiri mai indietro la gamba. Quanto è importante per te sapere che devi andare a giocare il mondiale, ma sei un professionista esemplare, non ci pensi, lo hai dichiarato, del resto l'hai dichiarato a più riprese, io adesso gioco col Benevento, mi concentro sulla stagione e poi si penserà al mondiale. Ma quanto è importante per te sapere che sì, devi andare al mondiale, ma com'è giocare sapendo di doverci andare, ma di dover dare comunque il massimo per la maglia con cui attualmente stai giocando? Ma ciao, sì, buonasera. No, sicuramente, sai, quando magari togli la gamba andando in contrasto, rischi sempre di farti più male che quando vai al 100%. Io sono arrivato in ritiro quest'anno con tantissime motivazioni, volendo continuare qua, perché so che davanti che ci aspetta un anno importante, come l'ho detto prima a Sonia, un anno molto impegnativo a livello proprio delle squadre che ci stanno in campionato, ma ovviamente anche avendo già tra i tre mesi un mondiale che per ogni calciatore ovviamente è un sogno di disputarlo, quindi io ce l'ho, ti dico, ce l'ho motivazioni per fare bene questo anno e portare la squadra, per aiutare la squadra a portarla più avanti possibile, ecco. Ciao Camille, una domanda sempre riferita alla difesa a tre. Qualora dovesse arrivare un nuovo giocatore, perché se si gioca con la difesa a tre probabilmente c'è bisogno di un nuovo centrale, tu nella difesa a tre come ti trovi nel giocare come braccino di destra, cioè sul centro-destra? Ma sai, non lo so, cioè, la difesa a tre la facevo per mezza mia carriera, come dicevate prima, a Torino con mister Ventura facevamo quasi tutti i 5 anni che sono stato, magari 4 anni abbiamo fatto difesa a tre, poi a Monaco facevo difesa a quattro e ora in nazionale, prima con Paolo Sosa e ora con il nostro CT facciamo tre, quattro, dipende, quindi comunque l'ho fatto metà carriera a quattro, metà a tre, però sì, il 90% delle partite di quelle che ho fatto facevo il centrale, ecco, quindi cioè, non lo so, non ho diciamo quasi mai provato, quindi non so manco risponderti. Bene.
sembrerà strano, non riesce a risponderti un giocatore navigato come Glick. Sonia, a te per l'ultima domanda, Camil. Il Benevento è reduce da due annate non facili, prima la retrocessione e poi i playoff persi nella semifinale col Pisa. Ecco, con che spirito questa squadra sta affrontando la nuova stagione? Ma io, come te l'ho detto prima, quando sono arrivato a Cascia quest'anno ce l'ho tantissime motivazioni per fare bene. Ecco, l'anno scorso per me, diciamo dal marzo in poi, è stato un periodo difficile perché purtroppo mi sono fatto male nella finale playoff, nelle qualificazioni per il mondiale, quindi purtroppo non ero quasi poi mai disponibile. Ecco, sono rientrato contro Ascoli e Pisa, però non ero al 100%, era mio rientro un po' forzato. Purtroppo diciamo che la Serie A abbiamo perso in quelle partite contro la SPAL, contro la Ternana in casa, che comunque bastavano alla fine due vittorie. Di vincere queste due partite in casa e si poteva festeggiare la Serie A. Purtroppo in queste partite sono mancato dal marzo fino a metà maggio. Questo è stato un grande peccato, che non poter aiutare la squadra. Quindi niente, sicuramente mi spiaceva, non poter aiutare la squadra, però. Ecco, quest'anno ripeto di nuovo quello che ho detto, ce l'ho tantissime motivazioni di portare la squadra più avanti possibile in quel campionato impegnativo come veramente più impegnativo degli ultimi anni.